Benvenuti di nuovo in questo serie di videoclip del mio viaggio a Dio nel mondo molto secolarizzato. Stiamo parlando di un certo esorcismo su una donna di Svizzera che è andata anche nella clinica di psichiatria in Francia prima dell'esorcismo. Si può trovare tutto questo scritto in questo articolo che ho pubblicato con il titolo Un prete dannato mette in guardia contro l'inferno. Adesso vorrei parlare di la domanda: i demoni dicono la verità? Sotto esorcismo, dicono la verità? Domanda. Satana è il padre della menzogna. Egli è bugiardo dal principio, afferma la scrittura. Per questo non si deve credere quanto dice. Chiunque pratica lo spiritismo è vittima del demonio della menzogna. Cosa ben diversa è quando Dio costringe il demonio a parlare per bocca di ossessi al fine di avvertire gli uomini, come risulta da molti casi di possessione. È noto il sermone del diavolo, un libro, sermone del diavolo, che un contadino lucernese, il servo di Dio, Nicola Wolf di Riperstanstan, ottiene scongiurando un'ossessa. Esso è anche la predica più pertinente ai bisogni spirituali dell'epoca. Nel caso più sopracitato, delle possessioni in Cina, un demonio dovette confessare: il diavolo non farebbe mai di propria iniziativa tale esortazione alla conversione, e piuttosto la Santa Vergine a costringervelo. Adesso è scritto in questo libro La potenza di Maria sui demoni. Già nell'antichità Tertulliano diceva: i demoni scongiurati con l'esorcismo non osano ingannare un cristiano. Nel nostro caso, i demoni hanno dovuto confessare durante l'esorcismo fatto la vigilia della festa di Nostro Signore di Carmine il 15 luglio 1978. Era costretto di dire così. Al tempo della vita di Cristo non era necessario che non altri demoni parlassimo per bocca degli ossessi. Allora Cristo parlava per annunziare il Vangelo, ma poiché adesso è la fine dei tempi, di cui Cristo ha detto sorgeranno molti falsi profeti, egli usa tutti i mezzi utili al bene delle vostre anime. Cioè, così, queste posizioni sono molto importanti, perché le persone non vogliono più credere in Dio, diavolo e niente, che è una delle strategie fondamentali del demonio, che il diavolo, l'inferno e il peccato non esistono più. In modo ancora più categorico, i demoni devono sottolineare questa verità con le seguenti parole: poiché adesso è la fine dei tempi, e questa è la parola da bocca del diavolo, poiché adesso è la fine dei tempi e si aggirano molti demoni che vorrebbero mandarvi in perdizione, e false anime privilegiate si mostrano come angeli di luce. Lei, Maria, si serve di noi demoni e ha il potere di farlo per far conoscere dal nostro punto di vista il tragico orrore dell'inferno. Per questo lei, la Madonna, ha ancora usato quest'ultimo mezzo per salvarvi, scongiurati che siete, dalla bocca del diavolo. Adesso, questa è la reazione del diavolo, cioè il furore dell'inferno dinanzi alle rivelazioni che è costretto a fare. Nel loro terribile furore dinanzi alle confessioni che la Vergine Maria e la Santa Trinità li hanno costretto a fare, i demoni ci hanno minacciato di tentare ogni cosa per distruggere
Questo libro di questo esorcismo che è pubblicato prima con il titolo Avvisi dall'altro mondo. Non voleva quel libro perché salverà tante anime. Dopo la loro pubblicazione, sforzi sovrumani furono fatti a questo scopo, mentre migliaia e migliaia di volantini propagandistici furono distribuiti da persone che tuttavia diffondevano pubblicazioni analogiche e che d'altronde si distinguevano per la loro fedeltà alla Chiesa. Non si poteva portare un solo argomento obiettivo contro Avvisi dall'altro mondo, questo libro che io sto leggendo adesso, poiché ci si rifiuta di ascoltare i veggenti e le anime privilegiate autentici, e di lasciarsi impressionare dalle numerose apparizioni mariane. Dio tenta, come ultimo mezzo della sua misericordia, di salvare le nostre anime con le terribili conversioni dei demoni. A me, anche a questa grazia, si contrappone una condanna globale. Come attesta la passata esperienza, gli attacchi contro me stesso, sto parlando della persona che ha tradotto in italiano, in quanto curatore di questo scritto, non mancheranno. Dio infatti lascia agli spiriti maledetti, costretti a fare queste confessioni, la libertà di vagliare gli uomini come si vaglia il grano. Se tu fai il lavoro di Dio, devi soffrire con Gesù. Ringrazio perciò quanti accettano e diffondono questo messaggio come uno strumento di salvezza e di santificazione e perdono a quelli che non ritengono di poterlo accettare ma lo combattono con tutti i mezzi. Non devo giudicare, perché ogni giudizio spetta solo a Dio, allo scopo di pubblicare la misericordia di Dio, che farà conoscere a tempo debito la santa giustizia. Vorrei affidare al lettore questo scritto. Questo si chiama Bonaventura Meyer. Il saggio si esamini dunque prima di respingere una così grande grazia che il cielo ci accorda e metta a profitto il consiglio di San Paolo, che San Paolo dice: provate tutto, ritenete ciò che è buono. O almeno mediti le parole di Gamaliele, che dice: perché se questa opera viene dagli uomini, cadrà da sé, ma se viene da Dio, voi non potete distruggerla. Non correte dunque il rischio di lottare contro Dio. Atti 5. Durante il secondo esorcismo dell'Ossessa Svizzera, lei è da Svizzera, nonostante che è nata in Francia per i psichiatri, però è di Svizzera. Nell'agosto del 1975, fatto nel luogo di apparizioni fontanelle, Montichiari, Italia, la Santa Vergine, la Rosa Mistica di Montichiari, per bocca dell'Ossessa, ha proclamato che il demonio, benché bugiardo e padre di menzogna, dichiara solo ciò che il cielo e lei, la Madonna stessa, vogliono, e che i demoni non hanno più il diritto di mentire negli esorcismi. L'esorcismo del 29 agosto 1979, il demonio Beelzebul ha dichiarato, per costrizione dell'esorcismo, che Dio non permette mai che in argomenti così gravi come quelli esaminati nei presenti esorcismi, e trattandosi di anime che vogliono solo il bene, sia permesso ai demoni di ingannarle. Adesso cominciamo la prima parte dell'esorcismo, proprio parola per parola, di estratti di esorcismo del 7 agosto 1979. L'esorcista dice così: nel nome della Madre della Chiesa, in nome di tutti i papi e soprattutto del Santo Padre, il Papa Paolo VI, e di tutti i preti esorcisti, di la verità e solo la verità di quanto la Madre di Dio vuole dirci oggi tramite te, Verdi Garanieu,
lui è il prete dannato dentro questa povera donna. E questo prete risponde così, respiro faticoso, è scritto. Ebbene, è la volontà dell'Altissimo e della Trinità che sia pubblicato questo libretto di Verdi. Ora è già pubblicato in lingua tedesca, ma come abbiamo detto, deve essere tradotto anche nelle altre lingue nelle quali il primo libro, Avvisi, esce o è stato pubblicato senza indugio. Verdi è importante, sembra essere un libretto insignificante, pesantissimo, invece contiene molto ed è veramente voluto dal cielo. Su di esso è la benedizione del cielo, sia sul libretto sia su editori, come pure su tutti i collaboratori di questo lavoro, compreso il tipografo. Ecco, potrete ora raccogliere critiche a questo proposito, essere criticati fino a sanguinare ed a essere completamente straziati e calpestati. Ma questo libretto ha un valore impareggiabile. Scusate il mio italiano. Esso salverà molte anime, anche se non dovreste vederlo. È molto utile anche per anime che non si convertono immediatamente, perché Verdi, ossia le sue dichiarazioni, penetrano nell'anima. Esse vi entrano, anche se il lettore non vuole o non vorrebbe rendersene conto. Inquietano, penetrano in profondità e in un certo senso tormentano, anche quando costui fa di tutto per difendersi, supponendo che non lo getti nel primo cestino prima di leggerlo. Ma chiunque, la presentazione è tale che anche quelli che sulle prime vorrebbero non aver niente a fare che fare con tutto questo, finiscono lo stesso per ficcarvi il naso al momento opportuno. Continueremo con questo, le parole dirette dall'esorcista e questo dannato prete nel prossimo video clip. Dio vi benedica e Maria vi guida.